Gianni Colacione per Libri TV, oggi 19 gennaio e stiamo al terzo giorno del primo comitato del 2014 di Radicali Italiani, comitato nazionale. Siamo in compagnia di Francesco Pasquariello, che abbiamo sentito, eravamo presenti venerdì all'inizio di questo comitato. Francesco, come ti sembra che sta andando questo comitato? È un comitato molto complicato. Molto complicato perché, soprattutto per chi si ascolterà la riunione di direzione che c'è stata, ci sono degli strascichi congressuali che evidentemente non sono rimasti al congresso. Ci sono delle situazioni che, se non vengono affrontate in modo deciso e chiaro, continueremo a trascinarci e probabilmente sarà anche la nostra fine se continuiamo così. Sono state fatte alcune ipotesi, allora diciamo gli interventi sono stati molto vari, allora chi un pochino in qualche modo cerca di, poi c'è stata anche una direzione che ascolteremo, di secondo me anche sottovalutare la questione, chi ne prende atto, per esempio abbiamo sentito uno Strickleaver che ha preso atto della situazione, chi oltre che a prenderne atto propone anche qualche parvenza di soluzione. Ecco, tu diciamo quali ritieni più interessanti di queste tre, ovviamente arbitrarie, tipi, gruppi di interventi? Allora, io fondamentalmente credo che i Radicali Italiani abbia un ruolo ben preciso ed è un ruolo di sostegno e di aiuto a concretizzare quelle che sono le iniziative del Partito Radicale Transnazionale. Questo è il suo ruolo. C'è chi invece non crede più o non ci ha mai creduto al progetto del Partito Radicale Transnazionale e quindi in qualche modo ritiene che sul fronte italiano vuole impegnarsi con un partito o comunque con un qualcosa che vada nell'ambito dei partitini tradizionali, e quindi già questa non chiarezza di fondo per cui a ogni congresso viene sempre posta la questione ci presentiamo, non ci presentiamo, già questo problema di fondo ce lo trasciniamo in continuazione. Allora le cose sostanzialmente potrebbero anche essere di questo tipo: o veramente si tenta con tutta una serie di altre forze politiche di creare un soggetto straordinario che non sia il partitino, ma un qualcosa che parta dai radicali, ma che si allarghi ad altre formazioni, quindi che sia transpartito e che magari decida esternamente a quello che è il Partito Radicale, a Radicali Italiani, ma un soggetto altro, quindi altro, che si occupi della politica italiana in modo più o meno tradizionale, ma con le innovazioni della cultura radicale. Così almeno chi vuol fare solo politica italiana non gliene frega niente ed è solo di impiccio e di intralcio a questo punto a quello che sono gli obiettivi, gli ideali del Partito Radicale Transnazionale, decide di fare quello e poi eventualmente con la doppia tessera fa altro all'interno della realtà radicale. Quindi potrebbe essere la semina ulteriore dei radicali, del Partito Radicale, in un soggetto che un po' come, tra virgolette, quello che era la lista Pannella originariamente, per cui è un soggetto che fa il partito che va alle elezioni italiane, però ovviamente alla modalità radicale. Questo sgraverebbe Radicali Italiani di un dibattito che è fuorviante. A quel punto Radicali Italiani diventa veramente il fronte italiano del Partito Radicale. Chi è nel comitato, chi è negli organi direttivi di Radicali Italiani si occupa solo di rafforzare quelle che sono le battaglie transnazionali e quindi basta, si tira via quella che è una, come possiamo definirla, una distrazione di massa, diciamola così, perché sta diventando sempre più di massa. Dopodiché c'è il problema dell'amnistia, chiamiamola così, in realtà è la denominazione vera, non è amnistia, ma è amnistia per la Repubblica, bisogna sempre ricordare, anche se scoccia, ricordarlo a noi, cioè che noi radicali si debba ricordare che cos'è amnistia per la Repubblica, che non è l'amnistia.
ma è la lotta affinché questo paese sia finalmente un paese democratico. E quindi, siccome io continuo a ribadire, andatevi a risentire il famoso intervento di Emma Bonino, in cui diceva proprio nei lavori del comitato: noi abbiamo identificato questo filo da tirare, che è quello della giustizia, per cui tirando questo filo e sistemando tutte le questioni sulla giustizia, a cascata riusciamo a sbloccare tutto il resto. Ma se qualcuno avesse un'altra idea, un altro filo da tirare, che a cascata facesse sistemare tutte le altre cose, lo dica, ma finora non è venuta la controproposta. Quindi noi adesso stiamo facendo tutta una serie di iniziative su questo fronte di lotta qua, e non è l'amnistia, perché chiunque voglia fare una qualsiasi azione che va in quella finalità, a liberalizzare l'economia, a liberare le scrivanie dei magistrati, a rendere più consone di un paese civile le carceri, cioè tutti quegli aspetti di un paese che fanno di un paese civile e democratico, ben venga, si inserisce in quel filone lì. Quindi non è l'amnistia, come qualcuno ogni tanto dice, ma così. Evidentemente anche lì non avendo le idee chiare. Sì, fondamentalmente c'è un problema di legalità alla base di questo paese. Però in questo comitato ho anche sentito, alcuni, volevo sentire tu che cosa ne pensavi, e che hanno sentito che chiedevano, ma noi radicali chiediamo l'amnistia, perché è anche l'amnistia ovviamente per la popolazione, per la comunità penitenziaria in generale. Però poi le proposte di riforma della giustizia si sentono molto meno, se ne sente molto meno parlare. Tu che ne pensi? Ma non è vero che di proposte non ce ne sono, cioè in Parlamento alcune proposte già ci sono. Poi nel momento in cui uno veramente vuole affrontare questo problema, cioè parliamo della questione Renzi, no? Perché ogni tanto si dice: ah, ma Renzi è contrario all'amnistia, ma... fondamentalmente in Parlamento veramente sono pochi quelli che credono che, data l'emergenza che c'è, perché a maggio noi sappiamo che cosa succede rispetto alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e quindi quella è un'emergenza che va affrontata. Ditemi voi se riusciamo a far arrivare 40.000 operai che giorno e notte riescono a costruire carceri nuove da qui a maggio, per riuscire a sfollare quella che è una situazione che neanche nei canili c'è. Quindi si tratta di diritti dell'uomo. Se non si capisce che tutte le battaglie del Partito Radicale sono sempre comunque una questione di diritti, non se ne viene fuori. Per cui in Parlamento, se si tira un po' il filone dei diritti e si dice: guardate, questa è la situazione, fate quello che ritenete più opportuno per risolvere questo problema. Noi come radicali abbiamo individuato quel filone. Il Presidente della Repubblica ha mandato un messaggio alle Camere indicando, tra le altre cose, quella necessità, che è urgente, e così è l'unica arma che abbiamo in questo momento per rispondere a questa emergenza. Poi dopo si deve fare una riforma strutturale della giustizia, e anche il referendum che noi abbiamo tentato di proporre al Paese andavano in quest'ottica, perché tutte quelle cose che vanno a responsabilizzare i magistrati, a tirar via quelli che sono teoricamente dovrebbero stare in un'aula di tribunale, invece sono distaccati magari in qualche ministero, cioè è una riforma strutturale della giustizia, la responsabilità civile dei magistrati, piuttosto che, ma come la affrontiamo? Siamo sempre lì. Il divorzio breve è un qualcosa che va a snellire, per esempio, i tempi di attesa sul civile. È ovvio che noi dovevamo proporre 90.000 referendum, ma cosa facciamo? Noi diamo un'indicazione, non è che possiamo fare tutto. Quindi i partiti più grossi, e in questo momento in Parlamento ce ne sono tre, quindi il Movimento 5 Stelle, PDL, Forza Italia, piuttosto che il PD, hanno la responsabilità e devono per primi loro trovare un sistema per finalmente far funzionare il sistema giustizia. Si dice che c'è una crisi economica, sì, ma la crisi economica è dovuta anche al fatto che se io imprenditore consegno delle merci a qualcuno e quel qualcuno dopo un po' non mi paga, io devo ricorrere al tribunale, e il tribunale magari prima che riesce ad attivare tutte le procedure passano 3, 4, 5, 10 anni, la mia azienda nel frattempo fallisce. Se la pubblica amministrazione mi obbliga a un adempimento fiscale e ci sono delle situazioni che
per una questione di poca trasparenza e correttezza delle norme richiedono un'ulteriore interpretazione e devo ricorrere magari ad una giustizia che è lenta e farraginosa. C'è il rischio per esempio che la mia azienda è costretta a pagare delle tasse abnormi all'Agenzia delle Entrate, magari con contenziosi eccetera, salvo poi magari a distanza di anni riconoscermi un qualcosa che invece si poteva affrontare molto prima e l'azienda magari poteva evitare delle sanzioni che magari non erano dovute. Cioè tutto il problema della giustizia si innesca non solo nel singolo cittadino, nel penale, ma anche nel civile, quindi bloccando un'economia. Se non si capisce questo, vuol dire che non si vogliono affrontare i noccioli del paese. Prendiamo anche il discorso della legge elettorale, ma tutto quello che adesso all'improvviso, dopo la questione del Lazio, cioè a parte che abbiamo fatto una fatica per affrontare la questione del Lazio, perché fino a quando sul Corriere della Sera i vari Stella e compagnia cantante non avessero cominciato ad informare un po' come si deve questo paese, col cavolo, quanti dossier abbiamo dovuto fare prima di far scoppiare il bubone del Lazio? Sul caso Formigoni, ma quante manifestazioni abbiamo dovuto fare davanti al Pirellone con Formigoni che ci pigliava per il culo in tutte le televisioni dicendo sì sì 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, perché? Ma lo stesso Bruti Liberati aveva archiviato l'inchiesta sulle firme false. Tutto, anzi, il processo è ancora lì, perché poi questi stanno ancora andando avanti con le procedure. Cioè, nel frattempo il Consiglio regionale della Lombardia si è sciolto, ma perché Formigoni a un certo punto ha capito che forse era meglio andare in Parlamento che continuare a stare là. Ma da questo punto di vista, l'unico processo che ha avuto un esito positivo è stato quello per diffamazione, perché Formigoni è... quando uno è potente crede di poter fare qualsiasi cosa, ci ha diffamato dicendo che noi eravamo andati a sottrarre dei moduli in tribunale. La giustizia è ancora lì che sta valutando se le firme erano false o meno, il primo processo, il secondo. Ma e quando arriva sta sentenza? Prendiamo la questione di Cota in Piemonte, ancora un po' finisce quella consiliatura regionale, non è possibile che non ci sia una certezza dei processi elettorali, quelli devono essere affrontati nell'immediato. Non c'è certezza di diritto se non c'è certezza di una elezione democratica. Adesso si parlava delle elezioni al Parlamento europeo, ma come facciamo a presentarci? Se voi pensate all'intervento che ho fatto al congresso, io che cosa ho detto? Sarebbe il caso di partire sin da subito con delle liste come sono, non ha importanza, presentando un simbolo che è un cerchio nero senza simbolo dentro, senza nessuna scritta, dicendo: dato che in Italia non è possibile neanche far conoscere il simbolo elettorale, tanto vale fare un'altra battaglia, un altro fronte di lotta. Nel comitato, credo, Staderini nel suo intervento a un certo punto ha parlato di un altro fronte di lotta da conquistare: la certificazione tramite la PEC, tramite la firma elettronica, che già avevamo tentato di inserire nella raccolta firme del referendum, però evidentemente anche lì la pubblica amministrazione non si parla, la Cassazione dice una cosa, dice che quelle firme non sono valide perché sono state fatte con il certificato elettronico, mentre un'altra parte della pubblica amministrazione, quando l'abbiamo interpellata su questo, ha detto sì sì, va bene anche il certificato trasmesso in formato telematico. Allora, se la pubblica amministrazione non si parla, o comunque una parte dice una cosa, l'altra parte ne dice un'altra, ecco un altro fronte di diritto da conquistare, il fatto che almeno la pubblica amministrazione parli in modo univoco, perché sennò il cittadino non sa neanche quali sono le norme di questo paese. Ed è un paese democratico, un paese dove l'interpretazione delle norme è così, a seconda di come uno si sveglia. Quindi per l'amico le interpreto, per il nemico le applico e poi per tutti gli altri decido quando mi sveglio al mattino che cosa voglio fare. Francesco, sei stato molto esauriente nella tua esposizione. A questo punto niente, non mi resta che augurarti buon comitato in questa ultima giornata che è importante. Vedremo come va a finire. Vediamo veramente come va a finire. Potrebbe essere un nuovo inizio, però. Infatti, come va a finire, in modo di dire, come va a finire questo comitato? Come va, probabilmente, se a cominciare o a continuare, staremo a vedere. Una cosa vorrei dire, perché ho visto ieri una segretaria, Rita Bernardini, che conosco da tantissimi anni, e io vorrei che tornasse a essere quella che un ascoltatore
che era Tony da Roma, chi ha la possibilità di aver ascoltato la radio in passato sa che Tony da Roma era un ascoltatore affezionato di Radio Radicale e l'aveva soprannominata la voce bella. Ecco, io so la capacità, la straordinaria volontà e la possibilità che Rita possa, se vuole, trovare la forza non solo in se stessa ma anche nei compagni radicali, in tutti, anche in quelli che magari in questo momento lei crede possano non essere vicino a lei. Lei deve trovare la forza, quella forza che aveva una volta, che deve ritrovare, perché qui c'è una straordinaria compagine di persone che possono veramente dare il massimo, però ci deve essere un'unità di intenti, unità di intenti che deve essere soprattutto umana, perché solo se si è insieme a lottare per un obiettivo si superano tutte le difficoltà. Se tra di noi siamo divisi, fuori è ancora più difficile. Quindi l'invito che voglio fare a Rita è proprio quello di resistere, ma cercare anche di unire i compagni. La difficoltà della nuova segreteria è proprio questa: superare quelle che erano le divisioni di Chianciano, pensando che anche il compagno qualunque che magari non sa o che magari ha un'idea diversa, possa essere conquistato dalle battaglie, dalla lotta, dall'esempio e non dagli umori. Quindi io credo che quello è l'augurio che posso fare non solo a Rita ma a tutti noi. Cerchiamo di non vedere un nemico al nostro interno, perché non c'è. Abbiamo magari idee diverse al nostro interno. Marco ha sempre detto, continua a ribadirlo, l'ha detto anche ieri, Buona Pasqua con Pasqua. Pasquariello. No, era importante questo, mi ha fatto perdere il filo Franco Levi, però il concetto è questo. Marco anche ieri ha detto: quando io ho convinto i compagni radicali, so che quella proposta riesce a convincere anche fuori, perché è più difficile nella nostra radicalità convincere noi. Proprio perché siamo libertari, liberali, ognuno è un po' anarchico se vogliamo, è un partito dove non ci sono i proibibili, per cui la difficoltà sta proprio qua. Quando io sono riuscito a convincere con gli argomenti ogni compagno radicale, allora è fatta, ma con gli argomenti, non con altro, non con gli umori, non con... sulle cose concrete, sulle battaglie. Grazie a Francesco Pasquariello.